grazie a Nicolò Scalfi il Game Show di Canale 5 sta macinando grandi successi. Di A Quando a Caduta Libera c'è il giovane Nicolò Scalfi, il Game Show di Canale 5 sta macinando un successo dietro l'altro. Infatti da alcuni gironi il programma condotto da Gerry Scotti ha superato ben due volte l'avversario, ovvero L'Eredità di Flavio Insinna. Il ventenne bresciano sta appassionando tutti grazie alla sua bravura, ma anche perché qualche giorno fa c'è stato un vero e proprio fidanzamento in diretta. Nicolò ha iniziato una relazione sentimentale con una sua sfidante. Caduta libera. Il ventenne bresciano conquista il pubblico. Nicolò Scalfi, oltre ad essere un bel ragazzo, è anche molto intelligente. Ormai ha superato il record di Caduta libera, ovvero il numero di presenze nel Game Show Mediaset. Prima era di 18, ma il ventenne ormai l'ha abbondantemente superato. In più il ragazzo ha portato a casa un bel gruzzoletto, ovvero la bellezza di 206.000 euro. Una discreta somma che gli può servire per il proseguimento degli studi. Ricordiamo che Scalfi è uno studente di design al Politecnico di Milano e grazie alle sue vittorie ha conquistato la quarta posizione nella classifica dei campioni del Game Show. Caduta libera va in vacanza. Nicolò Scalfi torna in primavera. Ma ora il suo percorso a caduta libera si fermerà. Il motivo? Da lunedì prossimo 19 novembre 2018 alle 18:50 partirà la nuova stagione di The Wall, ovvero il gioco con le sfere condotto anch'esso da Gerry Scotti. Quando rivedremo il giovane Nicolò Scalfi in televisione? Sicuramente a fine aprile, quando riprenderà di nuovo caduta libera. Da gennaio 2019, infatti, verrà trasmesso anche Avanti un altro. Inoltre il ventenne sarà presente anche in uno dei tornei dei campioni di caduta libera.